Parlando di unificazione del soccorso, so di andare contro le tante lobby e tanti interessi di quelle poche persone che detengono il potere. Pensano solamente a privatizzare il pubblico e frammentarlo in una costellazione di tanti piccoli enti privati per prendere una fetta. La frammentazione del servizio e la privatizzazione ha un sicuro vantaggio per loro: divide e impera. Infatti, loro hanno lavorato tanto per mettere voi soccorritori gli uni contro gli altri in una guerra fratricida tra enti. Se vogliamo mettere al primo posto il tuo diritto alla salute e far sì che i tuoi cari abbiano un soccorso realmente efficace, dobbiamo andare contro la tendenza della privatizzazione. La cosa più importante è salvare vite e la soluzione migliore è unire tutti i soccorritori in un unico ente. Molti soccorritori sono precari, sottopagati o costretti a lavorare persino in nero, ora racimolando dei spicci con qualche piccolo rimborso intrallazzato. Ogni soccorritore vuole ristatalizzare il soccorso perché ogni soccorritore ha diritto ad un contratto a tempo indeterminato ed una paga decente per vivere. Certo che la paga statale di un vigile del fuoco è tra le più basse d'Europa, ma oggi, tutto sommato, è la migliore che un soccorritore può pretendere. E questo mi sembra il minimo da cui partire, dato che te, soccorritore, rischi realmente la vita ogni giorno, giusto? Statalizzare porta sicuri vantaggi a te, soccorritore. Come ad esempio, è lo Stato che ti paga la formazione, a differenza di oggi, che nel privato te la devi pagare da solo. Una formazione statale permetterebbe finalmente di unificare tutte le procedure di intervento. Immaginate l'incremento di efficienza se ogni soccorritore di ogni luogo d'Italia può essere chiamato a lavorare in una calamità naturale, un disastro, ovunque sul territorio nazionale e può lavorare insieme a qualunque altro collega immediatamente, dato che le procedure sono le stesse e gli equipaggiamenti anche. Oggi, a parte alcuni casi, come i vigili del fuoco, è un'utopia. Già se pensiamo al 118, di due postazioni vicine hanno tutto di differente all'interno delle ambulanze. Le procedure sono diverse, gli equipaggiamenti anche. Quanto è complicato oggi far lavorare insieme tre diversi soccorritori di tre enti differenti? Ve lo lascio solo immaginare. Aumentano i rischi, gli errori e le incomprensioni. Può essere pericoloso per te stesso e per i tuoi colleghi. E soprattutto ci rimette la persona che dobbiamo andare a soccorrere, perché aumentano i tempi di intervento. L'unificazione e l'armonizzazione delle procedure metterebbe sicuramente fine alle tante faide che ci sono tra gli enti, che portano a frequenti liti tra gli operatori sui scenari di soccorso. E queste liti sono dovute soprattutto a conflitti di competenza e territorialità. Ci sono leggi poco chiare e lacunose. E tutto questo brutto gioco, oltre a rubarsi i clienti, viene giocato a ribasso con i prezzi, e dove tagli sui prezzi perdi inesorabilmente sulla qualità del servizio. Ma qui stiamo parlando di salvare vite umane. L'unificazione permette di superare un altro enorme scoglio, che è quello che oggi, attualmente, solamente i vigili del fuoco sono polizia giudiziaria, mentre tutti gli altri soccorritori, al massimo, sono solamente incaricati di pubblico servizio. Questa enorme differenza porta importanti conseguenze, ad esempio, nella tutela di te soccorritore quando viene aggredito in un servizio. Un soccorritore di un'ambulanza privata, quando viene aggredito in servizio, non ha nessuna tutela. Questo soprattutto se lo paragoniamo a quanto avviene, ad esempio, in un'aggressione ad un vigile del fuoco che è polizia giudiziaria. Ed infatti, secondo la legge, l'operatore di ambulanza e il vigile del fuoco sono due realtà totalmente diverse. L'altro aspetto fondamentale è che il soccorso comporta quasi sempre l'intervento su una scena del crimine. Il vigile del fuoco, ok, è polizia giudiziaria, ma gli altri soccorritori sono incaricati di pubblico servizio, quindi non hanno una reale competenza sulla scena del crimine e non dovrebbero entrarvi. Anche perché ci sono tutta una serie di rischi che coinvolgono l'operatore e non ha la formazione secondo 8108 per lavorare ad una scena del crimine. Un incidente stradale è una scena del crimine tipica, e a te, operatore di ambulanza, quante volte è capitato di essere inviato sul posto e i vigili del fuoco e la polizia ancora dovevano arrivare? Poi, se un soccorritore interviene, rischia pure di essere indagato per alterazione delle prove o reati come depistaggio. Il tutto è aggravato da imprudenza, negligenza e imperizia. Tutte brutte rogne per il soccorritore. Tutto questo perché non si unifica il soccorso e non si permette al soccorritore di lavorare con la dovuta tutela, anche legale. L'unificazione non è un'utopia. In altri stati come Francia o America è normale vedere le ambulanze partire dalla stessa caserma dei vigili del fuoco. In Italia ci sono le ambulanze dei vigili del fuoco, della polizia e dell'esercito. Non è un caso che questi enti abbiano le ambulanze, e il loro uso è stato sempre più limitato nel tempo per un semplice fatto: nella mafia sanitaria e nel privato è più facile guadagnarci, ma in un ente statale è molto più complicato. Vediamo un ulteriore vantaggio nell'unificazione. Immaginate un unico edificio dove ci siano insieme vigili del fuoco, le ambulanze e i mezzi della protezione civile, le varie associazioni e le forze dell'ordine.
Oggi invece si sparpaglia tutto e lo Stato paga gli affitti per ogni postazione ed ogni ente. Il vantaggio sicuro dell'unificazione in un unico edificio permette già di abbattere queste spese. Avere un unico edificio permette di avere un unico parco mezzi condiviso. Ogni soccorritore vuole fare il suo lavoro con mezzi efficienti. Oggi invece tanti mezzi e veicoli da soccorso sono sparpagliati in una costellazione di varianti associazioni. E si finisce come nella tragedia di Rigopiano, dove non si trovavano i mezzi necessari per farsi strada nella neve per raggiungere l'albergo. È assurdo. Unificare tutto in un unico edificio con il parco macchina comune permette ad ogni soccorritore di poter essere impiegato attivamente nel soccorso ed ogni mezzo essere utilizzato al meglio delle sue possibilità. Tuttavia, oggi si cade ancora nel classico gioco: il mezzo è mio e non te lo presto, l'edificio è mio e non ti ci faccio entrare. Il classico dividi ed imprat. Accorpare tutti in un unico ente è già possibile e c'è già una base solida dove cominciare. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco oggi è già Protezione Civile ed oltretutto è già il Dipartimento del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Unire ai Vigili del Fuoco il Soccorso Alpino, le associazioni e le varie protezioni civili comunali porterebbe enormi vantaggi per tutti. Oggi un medico o un infermiere non ha l'addestramento da vigile del fuoco e deve attendere che gli portino i feriti da stabilizzare, dato che non hanno la preparazione per raggiungere certe zone, lavorare in sicurezza in zona rossa o in una zona contaminata o con rischio incendio. Soprattutto non hanno la formazione secondo l'8108 per questi rischi. Inoltre, avere medici e infermieri da vigile del fuoco in prima linea permette un miglior soccorso ai colleghi, dato che questo che andiamo a fare è un lavoro molto rischioso e avere colleghi capaci di soccorrere altri colleghi è fondamentale. Oppure potenziare quelli che già sono i limiti attuali dei vigili del fuoco, come ad esempio il soccorso ad alta quota in montagna, aggiungendo al vigile del fuoco le capacità tecniche del soccorso alpino. Inoltre, il vantaggio di quest'ultimo è che possono acquisire la formazione sanitaria e tecnica dei vigili del fuoco, che ne aumenterebbero enormemente le capacità e l'efficacia in altri scenari. Far parte dello stesso ente permette una formazione unificata. Sono anni che se ne parla. Già nel 2015 avevo portato una pubblicazione a riguardo proprio su questo argomento e tutti gli enti hanno trovato molto interessante il discorso dell'unificazione. Solo se ne è sempre parlato, ma di fatto stiamo ancora aspettando. Anche se ci sarebbe molto da discuterne, già un timido passo è stato fatto avanti con l'assorbimento della forestale nei Vigili del Fuoco. Ci guadagnerebbero veramente tutti quanti: i cittadini, gli operatori, i soccorritori di ogni ente, te soccorritore. Tutti i lavoratori di enti privati e pubblici avrebbero finalmente una stabilità lavorativa per poter lavorare in modo coordinato ed unificato, in modo armonizzato con tutti quanti. Ci rimette solo chi vuole frammentare il soccorso per guadagnarci, chi vuole il classico divide ed imperat, chi vuole mettervi contro gli uni contro gli altri. Ma voi soccorritori siete di più, migliaia e migliaia volte di più, ed il vostro scopo è salvare vite umane.